AZ non si presenta al tavolo, diventa drammatica la situazione dei lavoratori Ipercop di Avellino arrivati al 70° giorno di presidio. Stamattina si sono spostati all'esterno dell'hotel della Ville dove era in corso la riunione tra la proprietà e i sindacati. La notizia dell'assenza di AZ, che aveva in un primo momento manifestato la volontà di riaprire la trattativa per l'acquisizione dello stabilimento, è stata una doccia gelata. Purtroppo sì, oggi abbiamo avuto una grossa delusione. Rimane il Mise, questa è la nostra speranza e speriamo al più presto. Ormai sono sfiduciato, mi auguro che effettivamente, come ci hanno detto i sindacati, abbiano fatto la richiesta di un tavolo al Ministero e spero che questo avvenga quanto prima in modo tale che anche le istituzioni possano fare la loro parte. Non so chi, se si farà avanti qualcun altro, speriamo. Anche se le voci dicono il deco. Siamo molto incazzati perché ci hanno un po' menato il can per l'aia, ci hanno portato con queste date successive. Oggi avevamo una grande speranza, doveva presentarsi a Zeta con un nuovo piano industriale. Siamo stanchi, non ce la facciamo più a stare, aspettiamo, sono 70 giorni da oggi. Notte e giorno, presidio 24 ore su 24, con questo caldo in una tenda veramente non si può stare più. Intanto i carabinieri hanno denunciato 5 giovani tra i 18 e i 25 anni responsabili settimana scorsa del lancio di uova contro i lavoratori in presidio notturno davanti l'Iper di Contrada Baccanico. Credo sia stata semplicemente una ragazzata e spero che sia così davvero.